Ancora Mendicino, come a Catanzaro, e la Salernitana finalmente comincia a vedere la vetta con una spettacolare rovesciata a 2 minuti dal termine. Su assist di Montervino, Supermendo stende il Frosinone e regala un meritato successo ai Granata. Meritato perché la squadra di Perrone ha giocato bene, confermando i progressi evidenziati a Catanzaro, e ha costruito nel complesso ben 12 palle gol. Il match giocato su un campo pesantissimo è stato emozionante, con le due squadre che non si sono mai risparmiate. Perrone schiera la Salernitana col 4-4-2, altrettanto fa Stellone dall'altra parte. Si trovano bene Mendicino e Guazzo, che va alla conclusione senza trovare lo specchio della porta. Ancora Mendicino, vede sul secondo palo appostato Ricci, conclusione al volo, deviazione e palla in calcio d'angolo. Salernitana sempre lì, Capua, la sfera deviata da un difensore giallo-azzurro, va sul fondo di pochissimo. Il cross di Luciani, non aggancia Mendicino, poi ci riprova l'ex laziale, la palla va sul fondo. Prima palla con gli ospiti al 21esimo, Daniel Ciofani salta prima a Siniscalchi, poi Tuia, scarica sul Curiale, arriva Siniscalchi e col sinistro neutralizza la conclusione dell'attaccante giallo-azzurro. Perpetui di calcio di punizione, Luciani, la deviazione in angolo di Zappino. L'errore di Siniscalchi, ancora Curiale in agguato, entra in aria Curiale, il sinistro, Iannarilli respinge. L'esterno di Mendicino per Guazzo, l'esterno del Principe, ma c'è il palo a negargli la gioia del gol. Minuti conclusivi della prima frazione, ancora pericolosi, Ciofani per Curiale che supera Tuia ma non Iannarilli. La ripresa inizia con la munizione di Curiale che supera la linea di metà campo prima della battuta del calcio d'inizio. Per la seconda volta e l'arbitro lo ammonisce, una munizione un po' singolare. La partita resta sempre interessante, qui Ricci per Mendicino, Guazzo, la parata di Zappino, siamo al secondo minuto, poi Altobelli per Curiale, largo a sinistra, Curiale si porta la palla sul destro, cerca di piazzarla, la sfera esce, non di molto, contatto tra Tuia e Curiale al decimo, l'arbitro lascia proseguire. Ancora Ciofani, cerca il sinistro a giro, colpisce più terra che palla. 14esimo e poi Perpetuini al volo, la sfera esce di pochissimo. Ancora Salernitana, Gustavo entrato in campo, si porta la palla sul destro, è costretto a rinculare, ancora il brasiliano, in diagonale, non ci arriva Guazzo. È il momento migliore per la Salernitana, Perpetuini in profondità per Mendicino, si porta la palla sul destro, la conclusione neutralizzata con la mano da Zappino che anticipa anche Guazzo. Montervino, gran partita la sua, in avanti per Luciani, il tiro cross e Zappino qui non è impeccabile. Ancora Montervino, prova a sfondare a destra, la palla sul secondo palo, ci prova Mendicino, non inquadra la porta. Il gol sembra nell'aria, ancora il capitano, entra in area praticamente da solo, si allunga un po' troppo la palla, Zappino fa in tempo a respingergli la conclusione. Qui Ciofani, poi Curiale, doppio Iannarilli sui due attaccanti giallo-azzurri. Montervino, Luciani, il tiro cross, Guazzo, palla sul fondo a porta praticamente sguarnita. 43esimo, Perpetuini, l'esterno, pallone sembra avviarsi sul fondo ma Montervino ci crede, lo recupera, l'azione è viva, Montervino salta l'avversario, attenzione Montervino, da terra Mendicino, una spettacolare rovesciata, Supermendo Mendicino, la Salernitana passa in vantaggio al 43esimo minuto, ancora Ettore Mendicino, come a Catanzaro, lì fu il pareggio, qui il gol decisivo per la vittoria, la seconda sul campo ottenuta da Recchi in questo campionato ad esclusione di quella a tavolino con la Nocerina. Attenzione, il Frosinone non ci sta ma non c'è più tempo, finisce 1-0 per la Salernitana che ora si porta a 5 punti dalla vetta occupata dall'Aquila.